Lo vediamo alle nostre spalle all'interno del LED. Lui si chiama Vincenzo Staiano, maestro pizzaiolo, definito da molti il pizzaiolo del Papa, ma lui preferisce essere chiamato il pizzaiolo, dei poveri. Non lo abbiamo solo in fotografia, ma lo abbiamo anche collegato dalla sua pizzeria che si trova a Lettere, in provincia di Napoli. Buongiorno Vincenzo, Enzo per gli amici. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e ai Grazie. telespettatori. Allora, Enzo, da dove vogliamo partire? Vogliamo partire da questa grande passione per la pizza. Quando hai cominciato a impastare, a preparare la tua prima pizza? Quanti anni avevi? Intorno ai 12 anni. Giovanissimo. Eh sì, andavo a scuola e andavo a imparare il mestiere del pizzaiolo. E poi piano piano come si è evoluta la tua carriera? Quando hai realizzato che quella sarebbe stato il tuo sogno, il tuo lavoro, quando hai aperto la tua prima pizzeria? Raccontaci un po' della tua storia. Vabbè, io nell'82 da ragazzino vado a lavorare in una pizzeria in Costiera Sorrentina per tanti anni, dopodiché nel 2000 apro la mia attività e parto anche io da zero. Vabbè, la passione per la pizza, il rapporto con le persone, un po' il nostro sentimento era di far bene, di far conoscere quello che uno ha imparato. E da lì poi nasce la storia della mia pizzeria. Vincenzo, perché il pizzaiolo dei poveri? Ma io dico sempre la pizza è pastorale, la pizza è ancora quell'ingrediente semplice che appartiene a tutti. La pizza è un patrimonio, ecco, patrimonio dell'UNESCO, fortunatamente, perché la pizza ce la possiamo e se la possono ancora permettere tutti. La pizza dona dignità a tante persone, a tanti operai, a tante famiglie. La pizza è ancora quell'alimento semplice, buono, ma accessibile a tutti. E poi la pizza, sai, la pizza tutti noi da ragazzi, la pizza è amicizia, la pizza è rapporto umano, la pizza ti fa andare insieme all'amico vero in una pizzeria a mangiare la pizza. La pizza unisce, perché ecco, io dico sempre la pizza dona dignità perché è ancora qualcosa che te la puoi permettere. E quindi si avvicina molto alla povertà la pizza. Poi la pizza, io dico sempre, è quell'ingrediente che ci accompagna una vita intera. La pizza è tradizione, è cultura popolare, la pizza non ha età, la pizza non ha. La pizza, io dico sempre, è ecumenica, no? È Posso mangiare proprio così, però appunto si parlava dei più poveri, dei più sfortunati. Quando c'è stato l'incontro con il Papa, o meglio, il Papa ti ha chiamato per offrire la tua pizza ai più poveri. Raccontaci com'è andata. Sì, c'è una storia bellissima, una storia che mi è segnato poi la vita, nel senso proprio nella bellezza più totale, è stato quando fu canonizzato Madre Teresa. Sì. È lì che io fui invitato a Roma perché Santo Padre voleva offrire la pizza a tutti i poveri di Madre Teresa e quindi io lì ebbi quella gioia, quel giorno di stare lì a servire i poveri di Madre Teresa quando fu canonizzata, fu fatta santa lì a Roma all'epoca. E io ero presente lì insieme alle suore di Calcutta, il Papa era felice, infatti c'è un sorriso del Papa che Sì, proprio l'abbiamo richiama quel visto. giorno, no? Un sorriso bellissimo, che lui era felicissimo quel giorno. E da lì poi nasce questa storia straordinaria con Papa Francesco. Tra l'altro, Madre Teresa è Vabbè, io la dico santa dei sempre il poveri, dono di Dio, dunque. per me è un dono che ho ricevuto, so di aver ricevuto un dono. Quindi grazie e viva Papa Francesco. Però non solo Papa Francesco, o meglio, Vincenzo, sei stato a San Giovanni Rotondo il giorno prima dell'arrivo di Papa Francesco. Sei stato chiamato dai frati cappuccini per la veglia dedicata ai giovani. E che cosa è successo? Pizza per tutti i Ma lì è giovani. successa una cosa incredibile, quindi sarebbe bello raccontare tutta la storia. Perché 2 giorni prima mi chiama padre Francesco Di Leo, dice Vincenzo, perché non porti fuori a San Giovanni Rotondo? Noi dobbiamo fare una veglia a Padre Pio aspettando Papa Francesco.
abbiamo più di 2000 giovani, io non so cosa gli devo dare dopo la mezzanotte. Porta i forni, porta i forni. Io in 2 giorni dico, ma come si fa, padre Francesco, ma come si fa, come si fa? Io poi, sai, preso da... A un certo punto padre Francesco, alla fine della telefonata, dice, Vincenzo, fallo per padre Pio. E mi chiusi il telefono. E ti ha incastrato, come si suol dire. Non lo so come è successo. Io sono arrivato a San Giovanni Rotondo, abbiamo fatto una lunga nottata e serata tra veglia e pizza aspettando Papa Francesco. Quindi ho un dono e un ricordo meraviglioso a San Giovanni Rotondo. Che meraviglia Enzo. Senti, io vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Tu hai anche insegnato, non so se continui a farlo, ai ragazzi un po' più emarginati e disagiati l'arte della pizza. Sì, io collaboro con Don Luigi Merola a Napoli, Fondazione A Voce delle Creature. E lì abbiamo allestito un laboratorio dove recuperiamo i ragazzi o quantomeno scelgono di imparare a fare la pizza. E quindi sai, mi piace molto essere impegnato nel sociale, soprattutto io dico, imparare il mestiere della pizza vuol dire avere anche un futuro in Italia e nel mondo, perché l'arte della pizza è straordinaria, impari qualcosa che funziona, che ti viene riconosciuto dappertutto. E quindi per me è anche un segno di orgoglio di lasciare qualcosa a questi ragazzi, perché purtroppo i ragazzi, se non vanno a scuola, io dico, devono imparare per forza un mestiere. Certo. E l'unica alternativa è il mestiere. Sai che il mestiere ti dà soddisfazione e puoi creare un futuro, una famiglia, ma un ragazzo che vive in strada senza andare a scuola e né imparare un mestiere è un delinquente, prima o poi diventerà delinquente. E non questo è poi il mio sentimento. Assolutamente. Allora, abbiamo intervistato qualche minuto fa, Enzo, Luciano Pignataro, giornalista e food blogger. Lui ha scritto anche un libro dedicato alla pizza. Abbiamo chiesto a lui qual è la sua pizza preferita, ci ha risposto la marinara. La tua preferita invece qual è? Concordo con lui, perché io adoro la marinara, però la margherita altrettanto la gradisco. Approvo la mozione di Vincenzo. Se poi è margherita con la bufala campana, lì poi come si fa a dire di no? È ancora meglio. È ancora meglio. Vincenzo, grazie per essere stato con noi, grazie anche ad Antonio, il tuo collaboratore che ha permesso questo collegamento. Ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo, perché come devoto di Padre Pio vieni anche spesso nella sua città. Sì. Io vi ringrazio, vi abbraccio e tanti auguri anche per le vostre cose. Grazie. Ciao, grazie Vincenzo. Ciao, mi è piaciuta molto la definizione di pizza, la pizza ecumenica. Tante volte mi veniva in mente una riflessione, forse anche piuttosto banale, mettere intorno chi in questo momento sta facendo soffrire tante persone, magari davanti a una pizza, probabilmente si troverebbe una soluzione. È una riflessione così, molto fanciullesca, ecco, magari anche utopica, però è bello pensare che davanti alla pizza tante questioni si sono risolte, Paola. Non so, diciamo, nella tua esperienza personale, però a me è capitato che davanti a una pizza tanti conflitti, tante magari incomprensioni si sono risolte così. È la tavola che unisce, è inutile, è indiscutibile. Allora, noi dopo questa parentesi appunto dedicata alla bontà della pizza, andiamo ci torniamo a farci ancora una pizza? Magari, guarda, magari. Intanto aspettiamo ancora qualche foto dei nostri amici telespettatori, ci fermiamo qualche istante e poi torneremo insieme per andare in pizzeria, però questa volta con un aspetto, come dire, di inclusione sociale. Scoprirete perché. State con noi.